Cos'hanno in comune l'antica Grecia, il panettone e il sistema solare? Inizia con questa domanda una nuova serie dedicata alla chimica dal titolo Chi mi capisce? Un vero e proprio percorso didattico che andrà dalla teoria fino agli esercizi utili agli studenti, ma che sarà anche interessante per chi per la prima volta vuole avvicinarsi alla chimica. Sarà composta da un numero indefinito di puntate, chi ha letto Fairy Tail sa di cosa sto parlando, con la differenza che sapremo benissimo dove andare a parare, perché uno degli obiettivi di questa serie è proprio quello di andare a scavare nei segreti di questa materia. Ed è proprio dalla materia che inizieremo perché parleremo della sua struttura, parleremo del modello atomico. Sigla. Nel Medioevo e più in generale nell'antichità si era convinti che la materia fosse composta da una miscela di quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco, convinzione a sua volta però ereditata dal filosofo greco Aristotele. Secondo questo modello, il peso di un oggetto dipendeva dalla percentuale di ognuno dei quattro elementi presente all'interno dell'oggetto stesso. E poiché, secondo Aristotele, ogni elemento avrebbe dovuto avere un proprio e diverso peso specifico, ogni oggetto avrebbe teso al suo posto naturale all'interno del mondo, lasciando cadere l'acqua e la terra verso il basso, verso il centro dell'universo, e salire verso l'alto l'aria e il fuoco. Era il 400 a.C., quando Aristotele formulò questa idea riguardo la composizione della materia, e tra i suoi oppositori vi era la filosofia sostenuta da Democrito, secondo cui la materia doveva essere composta da un'unità microscopica e indivisibile. La teoria di Democrito, a dire il vero, era molto più antica rispetto a quella di Aristotele, ma sembrava troppo bizzarra, astratta e contemplava l'esistenza del vuoto, che era ritenuto qualcosa di molto improbabile. Purtroppo molti testi andarono perduti durante i secoli e gli scritti più recenti ci derivano proprio dalle trascrizioni e dagli studi comparativi che aveva condotto l'oppositore di questa teoria, Aristotele. Ma questa particella impossibile da rilevare con gli strumenti dell'epoca, microscopica e indivisibile, avrebbe costituito nei secoli a venire la base fondamentale di tutta la fisica e di tutta la chimica. Questa particella fu chiamata atomo. La parola atomo è di origine greca, ovviamente, ed è composta da una A privativa, che significa non, e da questa roba qui che si legge temno e significa tagliare. Atomo quindi significa letteralmente che non si può tagliare, ovvero indivisibile. I cosiddetti atomisti, ovvero i sostenitori dell'esistenza della teoria dell'atomo, diedero una descrizione dell'atomo stesso che può essere considerata incredibile se pensiamo al fatto che all'epoca non esisteva nessuno strumento in grado di osservare l'atomo e tutte le informazioni a loro disposizione furono comprese grazie alla loro grande immaginazione e al loro impeccabile metodo logico e deduttivo. L'incessante movimento porta gli atomi ad aggregarsi e a separarsi, dando luogo alla nascita, alla trasformazione e alla morte di tutto ciò che esiste. Le cose sono pertanto combinazioni di atomi. La diversità delle cose è spiegata in base alla varietà della forma, della grandezza e della disposizione degli atomi che si aggregano. Da ciò segue che la spiegazione del mondo sta negli aspetti quantitativi e misurabili delle cose, gli unici dei quali deve occuparsi la scienza. Gli aspetti qualitativi, come il colore e il sapore, sono soggettivi, frutto dei nostri sensi e non proprietà delle cose. Dice infatti Democrito: opinione è il dolce, opinione l'amaro, opinione il caldo, opinione il freddo, opinione il colore. In realtà soltanto gli atomi e il vuoto. Secondo Democrito, quindi, tutta la realtà è costituita da atomi, ovvero particelle elementari indivisibili, differenti tra loro, con caratteristiche oggettive come grandezza, dimensione o posizione nello spazio,
che si muovono incessantemente nel vuoto. È senza dubbio una delle più grandi intuizioni della storia dell'umanità. Insomma, con i filosofi dell'antica Grecia sembrava che la questione fosse in gran parte risolta. Peccato che l'idea dell'atomo non è che fosse piaciuta tantissimo. Era sembrata un'idea un po' naif. Gli atomi. Ma figurati se esistono ste cose invisibili, indivisibili, che danzano nel vuoto, poi vada. E durante il Medioevo l'atomismo venne ulteriormente denigrato perché fu considerata una visione troppo materialista della realtà. Sarà necessario attendere fino a oltre il XVII secolo per veder comparire i primi modelli atomici. Qualche scienziato iniziò a capire che il modello di Aristotele non aveva i piedi per terra. Era un po' campato per aria, diciamolo, faceva acqua da tutte le parti. Ma servirono fuoco e fiamme per eradicarlo dalla cultura di massa. Intorno alla metà del 1700, il fisico John Dalton rispolverò la teoria atomica di Democrito, applicando il metodo sperimentale per cercare di dimostrare le proprietà di questi fantomatici atomi. Nel 1897 il fisico Joseph John Thomson, con una serie di esperimenti, ipotizzò l'esistenza di una particella carica negativamente, che chiamò elettrone e che secondo lui doveva far parte degli atomi. Ma poiché gli atomi si comportano come particelle neutre, dedusse che la presenza di particelle dotate di carica negativa poteva essere accettata solo ipotizzando anche l'esistenza di particelle positive all'interno dell'atomo. Thomson propose perciò un modello di atomo che prevedeva una distribuzione uniforme di particelle positive e negative all'interno di una sfera, un po' come le uvette e i canditi nel panettone. Possiamo dire che l'idea era molto buona, in tutti i sensi, ma pochi anni dopo Thomson fu smentito da Ernst Rutherford, a cui evidentemente non piaceva il panettone, che indagò in maniera molto più fine e molto più dettagliata la struttura dell'atomo. Rutherford bombardò una sottilissima lastra d'oro con raggi alfa, ovvero particelle costituite da due neutroni e due protoni. Se il modello a panettone di Thomson fosse stato corretto, le particelle alfa avrebbero dovuto urtare gli atomi delle particelle d'oro che costituivano la lamina e rimbalzare un po' in tutte le direzioni. Ma in realtà le particelle alfa attraversavano la lamina nel 99% dei casi senza subire deviazioni e solo in un caso su circa 6.000 queste subivano una deviazione di 90 gradi oppure venivano respinte indietro. Questo esperimento consentì a Rutherford di trarre tre semplicissime conclusioni. Poiché le particelle alfa nella maggior parte dei casi attraversavano la lamina d'oro senza subire deviazioni, significava che non incontravano alcun ostacolo lungo il loro cammino, quindi l'atomo doveva essere costituito in gran parte da spazio vuoto. Poiché in qualche caso le particelle alfa venivano deviate e in rarissimi casi venivano riflesse, l'intera carica positiva dell'atomo doveva essere concentrata in un nocciolo piccolissimo e centrale, che chiamò nucleo. E, terzo, gli elettroni negativi dovevano muoversi lungo orbite circolari e il diametro del nucleo doveva essere 100.000 volte più piccolo del diametro dell'atomo. Questo modello atomico fu definito modello planetario. Il modello planetario funzionava benissimo dal punto di vista visivo, lo potevi immaginare, lo potevi disegnare, ma c'era un problema un po' importante da affrontare. Secondo le leggi dell'elettrodinamica classica, il modello non poteva essere stabile. In pratica gli elettroni non avrebbero dovuto continuare a girare intorno al nucleo, ma avrebbero dovuto cadere sul nucleo. Però è anche chiaro a tutti che questo non succede. Il fisico Bohr ampliò il modello planetario, mantenendo il concetto di nucleo ma introducendo due nuovi postulati, la quantizzazione delle orbite e la quantizzazione dell'energia. Gli elettroni ruotano intorno al nucleo obbedendo alle leggi della fisica classica, quindi esisterebbero in teoria orbite di ogni diametro, ma Bohr dimostrò che questo non era vero, o meglio dimostrò che un elettrone in un atomo si muove intorno al nucleo solo su orbite di diametro ben definito,
Quindi parlò per la prima volta di quantizzazione delle orbite. Il secondo postulato, invece, afferma che l'energia assorbita da un elettrone ne consente il passaggio dall'orbita in cui si trova normalmente, chiamato stato fondamentale, a una delle orbite ad energia superiore, chiamato stato eccitato, in cui l'elettrone permane per un tempo brevissimo, per poi ritornare allo stato energetico fondamentale. Quando l'atomo, quindi, è allo stato eccitato, torna poi allo stato fondamentale, ma liberando un fotone la cui energia è ben definita, ovvero è uguale alla differenza di energia tra gli orbitali tra cui avviene la transizione dell'elettrone. Poiché anche in questo caso l'energia quindi non è casuale, ma ben definita, si parla di quantizzazione dell'energia. Sono concetti di fisica non troppo difficili da capire, ma che per essere dimostrati hanno richiesto anni di sperimentazioni articolate e l'impiego di teoremi matematici altrettanto complessi. Successivamente il modello di Bohr venne ulteriormente perfezionato dal fisico Sommerfeld, che introdusse per gli elettroni anche delle orbite di tipo ellittico. E nei primi anni del Novecento i fisici riuscirono anche a identificare le particelle che costituiscono il nucleo degli atomi, ovvero i protoni, che hanno una carica positiva, e i neutroni, che sono elettricamente neutri. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati costruiti dei grandi acceleratori di particelle, tra cui il più celebre è l'LHC di Ginevra, che ha consentito di verificare che elettroni, protoni e neutroni sono costituiti da particelle ancora più piccole, chiamate quark. Un fisico potrebbe sicuramente darvi informazioni più dettagliate riguardo al modello atomico, anche perché le ricerche sono proseguite comunque negli anni, nei decenni, e hanno aggiunto ulteriori dettagli riguardo al modello atomico. Ma noi ci fermiamo qui, perché quello che abbiamo detto è più che sufficiente per comprendere le prossime puntate e continuare il nostro viaggio verso la chimica. Un super grazie a tutti voi che continuate a seguirci in questo viaggio dedicato alla scienza. Siete già tantissimi, ma il vostro ruolo nella crescita del canale è fondamentale. Quindi rinnovo il mio invito a iscrivervi al canale, a cliccare un bel pollice in su e a condividere il video con tutti i vostri amici se desiderate che anche loro prendano un bel voto nel compito di chimica. Dipende, magari uno ti sta sulle scatole, non glielo dici. Esplorate il canale per trovare altre serie dedicate alla scienza e se volete organizzare un incontro a scuola, a teatro, al cinema o in ogni altro posto, basta contattarci tramite il nostro indirizzo email. E non scordatevi anche del nostro romanzo Coppie Imperfette, che trovate su Amazon tramite il link nell'info box. Infine un ringraziamento speciale per mia cugina Michela, che mi ha supportato sui filosofi greci e in particolare sull'etimologia della parola atomo, perché io in greco non sapevo neanche leggerla. Per la prossima puntata preparate carta e penna, perché vedremo alcune delle proprietà degli atomi scritte sulla tavola periodica e capiremo come rappresentare facilmente la configurazione elettronica degli elementi. L'appuntamento è per la prossima puntata con Chi mi capisce. Ciao!